stamattina sui quotidiani ci sono punti di vista molto diversi sulla questione riaperture, perché per esempio troviamo la Stampa che titola in prima pagina tutto esaurito dai cinema ai ristoranti, invece poi ci sono altri quotidiani. Ci dica Enrico. No, permetteteci una piccola nota. No, ieri è stato bellissimo, devo dire, girare per Milano, sì, e vedere questi tavolini all'aperto in ogni punto possibile, cioè quindi è vero, c'erano aperture e c'erano anche prenotazioni importanti. Invece sembra per esempio che a Napoli sia stato un po' meno, diciamo, le prenotazioni non siano state così numerose. Ma vogliamo provare a capire di più su queste riaperture, non solo di bar e ristoranti, lo facciamo anche con i cinema, e quindi accogliamo subito Lino Enrico Stoppani, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Commercio. Buongiorno e benvenuto Lino. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. E poi con chi abbiamo con noi Enrico? E poi parliamo con Mario Lorini, presidente di ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, per occuparci anche naturalmente della ripartenza dei cinema. Dottor Lorini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, partiamo da bar e ristoranti. Presidente Stoppani, com'è andata la giornata di ieri? Che cosa vi aspettate naturalmente per questa settimana? Certamente la situazione è un passo in avanti rispetto alle situazioni precedenti che prevedevano il totale lockdown delle attività di pubblico esercizio. Però al di là di questa considerazione positiva, quello che riporto sono solo la conferma degli elementi di preoccupazione e di soddisfazione su quella che è la situazione del nostro settore, perché questi provvedimenti di apertura limitata sono addirittura più punitivi rispetto a quelli adottati nei momenti in cui la situazione dal punto di vista sanitario è molto più critica rispetto ad adesso. E poi escludono 116.000 pubblici esercizi, vale a dire il 46% delle attività, insomma, che somministrano, considerando poi, insomma, che le esternalità a cui facevate riferimento molto spesso scontrano quelli che sono i problemi del tempo, scontrano quelli che sono i problemi della capienza, perché insomma, soprattutto nelle città come Milano che lei ha citato, sì, esatto, avete le possibilità di posizionarsi esternamente non ce l'hanno tutti. Stoppani, solo una cosa, vi aspettate voi a breve che si possa riaprire anche al chiuso? Beh, assolutamente sì, però lo scenario oggi dal punto di vista politico presenta gravissime preoccupazioni, perché dal 1° di giugno dovrebbero essere aperte le attività anche all'interno, sì, fino alle ore 18, che è un'assurdità per un paese che fa del turismo uno dei suoi elementi più importanti, insomma, anche di politica economica. Il turismo rappresenta il 13% del nostro PIL e il 15% in termini di occupazione. Chiude i ristoranti alle 18 dal 1° di giugno, che vorrebbe dire il colpo di grazia su un settore già decimato, già sofferente per quelli che sono i danni dei precedenti provvedimenti limitativi. Un settore che ha perso lo scorso anno 34,4 miliardi di fatturato su 86, che ha già perso 253.000 occupati, che ha perso 20.000 imprese. Se continui con questa assurdità a limitare queste attività, evidentemente non c'è prospettiva, con il rischio, insomma, di aggiungere fallimenti a una situazione già spaventosamente critica come l'attuale. Non c'è dubbio. Presidente Stoppani, per chiudere questo ragionamento, c'è da dire però, stante naturalmente le difficoltà che lei ci segnalava, quelle dei ristoratori, ma li abbiamo ricordati anche qui parlando con i nostri ascoltatori nella prima ora di Non Stop News, cioè quelli che non hanno posti all'aperto, però si rileva un dato, cioè almeno quello che ci sia una progettualità, cioè ci sia una mappa. Noi sappiamo che il 1° giugno si potrà riaprire nei luoghi al chiuso, anche se solo a pranzo, ce lo ricordava lei poco fa. Lo vivete un po' questo come un cambio di passo, rapidamente, poi passiamo a Lorini? Sì, ma molto molto lento, e non va nella direzione noi auspicata, perché chiaro, insomma, c'è la possibilità di aprire le attività di ristorazione in sicurezza. Ci sono dei protocolli sanitari che sono stati imposti alle nostre attività. Abbiamo anche suggerito degli inasprimenti, insomma, per garantire i termini di sicurezza, ma le attività sono fatte per stare aperte. E poi non si capisce perché in questo paese 4 milioni di imprese ogni giorno possono aprire, e all'interno di queste imprese, insomma, i dipendenti, i lavoratori sfruttano spazi comuni immense, spogliatoi, servizi igienici, gli uffici. E non i ristoranti, e non i bar e i ristoranti. Certo. Allora, dobbiamo dare la parola certamente anche a Mario Lorini per capire la situazione dei cinema, che invece sono stati molto tempo, davvero tanto tempo chiusi. Com'è andata ieri? Cosa vi aspettate, Lorini?
Ma dunque, intanto voglio dire che anche il nostro settore sconta un lungo periodo di chiusura, figuriamoci nell'ultimo anno, a parte la parentesi da giugno a ottobre, il settore ha perso oltre il 90% del box office e quindi un settore in ginocchio, anche se diciamo che il settore della cultura ha avuto un porto di sostegni abbastanza importante. Adesso si tratta di ripartire. Ieri abbiamo visto delle manifestazioni veramente di emozione, perché vedere la mattina alle 6 a Milano un cinema che propone un film come Caro Diario, registrare tutto esaurito, è un grande segnale. Oppure lo stesso Nanni Moretti, che ieri ha riaperto le porte del suo cinema e si è presentato davanti ai cancelli accogliendo lui gli spettatori e addirittura rispondendo al telefono. Questo perché il settore della cultura deve dare un po' un esempio, pur nella disperazione, no? Nella preoccupazione, perché noi dobbiamo avere questo ruolo di riportare un po' questo cibo dell'anima, di rimettere il pubblico così depresso e tutta la popolazione in uno stato d'animo tipico di chi si reca in un luogo di spettacolo. Quindi guardiamo con preoccupazione, ma vogliamo vedere anche la prospettiva, perché ieri circa 100 strutture sulle 4.000 presenti in Italia hanno riaperto i battenti. Aspettiamo l'uscita di film. Sapete che la macchina del cinema non si riapre come molte attività dalla mattina, ma noi dobbiamo mettere in condizione produttori e distributori, dopo la notte degli Oscar, dopo i David Donatello che arriveranno, premi più prestigiosi del cinema italiano, l'11 maggio, per far ripartire questa macchina. Nel mondo purtroppo è successo un po' così, sicuramente errori ne sono stati fatti. Abbiamo visto solo un paese a noi vicino, che è la Spagna, che ha fatto una scelta che forse adesso andrebbe rivista, però come dire, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, tutti i nostri colleghi anche negli Stati Uniti hanno dovuto sopportare nei luoghi diciamo di aggregazioni nei cinema lunghi periodi. Sì, insomma, la situazione è stata questa per tutti. Lorini, stiamo per chiudere questa chiacchierata. Le voglio chiedere, siccome lei ci ha sottolineato giustamente che a riaprire non è stata la totalità delle sale cinematografiche italiane, anzi è stata una piccola percentuale, quelle che ancora sono chiuse, come mai sono chiuse, sono in attesa di cosa, che cosa faranno, quali sono le prospettive in definitiva per loro? Le prospettive anche per noi sono che dopo questo bel esempio che abbiamo dato anche di un comportamento ordinato, che adesso si pensi un po' veramente a questo settore. Ieri era un lunedì, i cinema in genere riaprono nel fine settimana, come dire, avvertiti pochi giorni fa. Chiediamo anche noi ovviamente che se la pandemia, l'andamento andrà come tutti ci auspichiamo, nei prossimi giorni si possa anche noi, come dire, ottenere questa sorta di passare per rientrare, come dire, dopo la fine del film e poter consentire un orario serale. Anche noi abbiamo bisogno di ricominciare ad avere l'autorizzazione per il consumo di cibi e bevande, quindi come dire, prospettarci una riapertura. Tutti gli altri si stanno preparando. Una programmazione, una riapertura con tutto quello che avete potuto fare fino a prima che accadesse quanto è accaduto. Grazie davvero a Lino Enrico Stoppani della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, buona giornata. Grazie per l'ospitalità e buon lavoro. E buona giornata anche a Mario Lorini, naturalmente presidente di ANECA. A presto. Buona giornata anche a voi.